Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. L'ultima volta ci eravamo lasciati con un video in cui vi manifestavo la volontà di prendere un attimo le distanze da tutto questo, perché comunque avevo bisogno di tirare un attimo il fiato, non mi sentivo più a mio agio con tante cose che vedevo, che mi stavano accadendo intorno e sapete, a volte ricaricare le batterie aiuta. Però comunque nel frattempo non mi sono mai fermato, ho cercato comunque di godermi la fotografia nella sua parte più intima, nel senso che sono andato spesso a fotografare da solo, mi sono goduto i momenti che mi capitavano, quei pochi momenti buoni, perché al momento sono sincero, fotografare almeno dalle mie parti è molto difficile nonostante tutto. E nulla, oggi sono tornato anche a caricare un video sul canale YouTube che mancava da un po' di tempo. E ho deciso di portarvi un video che so che molti di voi attendevano, che spero che possiate trovare utile ed interessante, in cui vi parlo proprio della lente che ho qui con me oggi, che è il Canon 100-500, lente che ho acquistato qualche mese fa e che ho provato in maniera approfondita nel campo in questi mesi, e quindi vi posso raccontare le mie impressioni dopo averlo utilizzato a fondo e le cose che ho. Mi sono piaciute di più le cose che mi sono piaciute un po' di meno di questa fantastica lente. Ovviamente mi piacerebbe anche portarvi dei video più sul campo, farvi immergere con me nella natura, ma non è facile. In questo momento ho anche ripreso in mano alcune cose che avevo lasciato, diciamo, a metà e quindi necessitano di essere portate a termine e mi sto concentrando su quello, quindi ho poco tempo, cerco di fare il massimo che riesco a fare. Quindi per il momento non riesco a fare molto di più. Anche perché vi confesso che ho molte difficoltà a registrare video sul campo perché comunque non potrei parlare, gli animali sono estremamente schivi, non. In più al momento c'è un'elevatissima presenza di zecche, quest'estate è proprio un'esplosione come non l'avevo mai vista, quindi ogni volta che uno esce deve stare molto attento a quello che fa, a dove si mette, dove non si mette, perché altrimenti si rischia di tornare a casa con degli ospiti indesiderati. A proposito, sul mio canale Instagram, sul mio profilo Instagram vi parlo anche di queste problematiche a cui ho dedicato degli approfondimenti, di consigli per cercare di diminuire questo problema. Però insomma capite che quando uno è sul campo ci sono tantissime cose a cui fare attenzione e al momento non ho ancora capito bene come poter fare per conciliare, diciamo, il minimo disturbo possibile per gli animali e raccontarvi anche quello che sto facendo e parlarvi, insomma, in diretta quando mi muovo in natura. Ecco. Comunque, bando alle ciance, partiamo con la recensione dell'obiettivo, il Canon 100-500. Allora, come vi dicevo, lo possiedo da un po' di tempo, quindi l'ho testato veramente a fondo e innanzitutto ve ne parlo nella sua costruzione, come è fatto questo obiettivo. Quello che salta subito all'occhio appena l'ho tolto dalla confezione è quanto sia leggero, compatto, ma allo stesso tempo dà proprio la sensazione di essere veramente costruito bene. Sembra solido, anche se è costruito, ecco, in un materiale plastico, non è più come il vecchio Canon 100-400 che ho posseduto in passato, che era una lente che ho amato per diversi anni, mi ha accompagnato. Il materiale cambia, quindi non sia più metallo, ma si passa appunto questo materiale plastico che comunque sembra, devo dire, abbastanza robusto e costruito bene. Ecco, non dà la sensazione di essere una cosa economica. E voi direte, certo, per quello che costa è il minimo e avreste anche ragione. Comunque, parlando un attimo della costruzione, diciamo, dei vari pulsanti e ghiere che troviamo sull'obiettivo, abbiamo una ghiera più grande che è la classica ghiera che serve per aumentare la focale dell'obiettivo, quindi passiamo da 100 mm fino a 500. L'escursione, come vedete, è questa, quindi diciamo non è cortissima per esempio come su altri obiettivi tipo il Sony 200-600 in cui in un quarto di giro si compie tutta l'escursione, ma bisogna ruotarla discretamente, quasi diciamo un mezzo giro quasi completo. Però niente di, insomma, di particolarmente fastidioso, basta semplicemente ruotare la mano in maniera diversa, cioè magari invece che ruotare da così basta prenderlo da sotto e quindi si compie una rotazione comunque in un lasso di tempo brevissimo. E quindi passiamo da 100 a 500 mm con grande facilità. Poi
Poi abbiamo un'altra ghiera, questa qua dove c'è scritto smooth e tight, che serve sostanzialmente per aumentare o diminuire la morbidezza della rotazione, quindi, o la possiamo addirittura bloccare andando a chiudere tutto questo anello qua, lo andiamo a chiudere. In questo modo, anche se io lo appoggio per esempio sul tavolo, l'obiettivo non ricade giù ma rimane esteso. E quindi questa cosa è piuttosto comoda e anche questo meccanismo è ben ingegnerizzato. Subito dopo troviamo gli switch, quindi abbiamo lo switch della messa a fuoco, abbiamo la distanza completa che va da 90 cm, 1 metro più o meno, a infinito. E invece qua abbiamo anche il selettore che ci permette di scegliere una distanza impostata da 3 metri fino a infinito, quindi i switch sono solo due rispetto ai tre che troviamo sui teleobiettivi di fascia più alta. Poi abbiamo la ghiera, lo switch per la messa a fuoco automatico manuale, lo stabilizzatore on e off e le modalità di stabilizzazione, quindi uno per sia movimenti orizzontali che verticali, due per il panning, tre per invece quando ci dobbiamo muovere velocemente da un soggetto all'altro e praticamente la stabilizzazione si attiva solo nel momento in cui andiamo a premere il pulsante di scatto. Poi subito dopo troviamo un'altra ghiera, che quella per la messa a fuoco manuale, che è fluida, funziona bene, molto comoda. In combinazione con le fotocamere Canon, se utilizziamo la messa a fuoco manuale comunque ci apparirà un quadratino con delle guide per fare la messa a fuoco perfetta, quindi anche per chi magari fa digiscoping oppure ha necessità di fare un focus peaking fatto a dovere, è molto utile e questa ghiera funziona benissimo, anche per esempio se vi trovate a mettere a fuoco in condizioni di scarsa luce, è fondamentale che la ghiera funzioni bene, per esempio quando è notte. Infine abbiamo un'ulteriore ghiera multifunzione che viene attualmente inserita in praticamente tutti gli obiettivi RF di Canon, a cui possiamo assegnare diverse funzioni dal corpo macchina. E io sinceramente l'ho lasciata impostata sulla compensazione dell'esposizione, dell'esposimetro, però vi parlerò dopo di questa ghiera che sinceramente non mi piace, non mi ha fatto impazzire. Bene, fatta questa descrizione generale un pochino dell'obiettivo, che ricordiamo è un 100-500, il range di focali va da 4.5 fino a 7.1, quindi diciamo che sostanzialmente è un 100-400 allungato in tutto per tutto, e con 100 mm in più che comunque fanno veramente comodo. L'apertura qua davanti è del 77 mm, la lente frontale, quindi è possibile anche utilizzare dei filtri che tra l'altro vengono considerati nell'utilizzo da Canon, e nel paraluce dedicato hanno inserito addirittura questa finestrella qui che possiamo aprire e chiudere per andare a praticamente aggiustare il filtro. L'obiettivo viene fornito anche di questo collare che con la staffa portaobiettivo, costruita bene, è molto solida, si può togliere semplicemente andando a ruotare questa vite qua e poi sganciandola. Vedete, si apre e si chiude. È costruita bene e ho apprezzato molto anche la possibilità di toglierlo e mettere il collare. Bene, fatta questa descrizione generale, come dicevo, passiamo più in dettaglio ai pregi e difetti di questa lente. Primo di tutti, come avrete capito, il pregio che maggiormente ho apprezzato di questo obiettivo è appunto il peso e la compattezza, perché con un peso di soli 1,3 kg questo obiettivo veramente è leggerissimo, pesa veramente quanto una borraccia d'acqua, e se lo mettete in zaino praticamente quasi che non ve ne accorgete. Poi è molto compatto, quindi occupa poco spazio. Questo è il vantaggio di avere un design, appunto un progetto collassabile, quindi non tutto completamente fisso come può essere magari nel caso del Sony 200-600, ma appunto abbiamo questo disegno retraibile ed estraibile che fa sì che noi lo possiamo mettere in zaino e avere una compattezza veramente incredibile. Io lo riesco a tenere in una ho comprato anche uno zaino più piccolo proprio per questo obiettivo, perché almeno riesco a essere proprio il più
il più funzionale possibile a degli spostamenti magari dove ho bisogno di essere più agile, dove non voglio tanto peso addosso e quindi questo obiettivo veramente mi ha consentito di risparmiare tantissimo su ingombri e pesi. Compattezza di poterlo mettere in zaino senza nemmeno accorgersene è secondo me un qualcosa di veramente impagabile. Secondo pregio che ho apprezzato tantissimo è la flessibilità di utilizzo, perché questa lente funziona benissimo sia come teleobiettivo per fotografia naturalistica per gli animali che per esempio per paesaggi o addirittura per fare le macro con una distanza minima di messa a fuoco di 90 centimetri, intorno diciamo anche un metro all'incirca. È una lente che si presta benissimo a fare delle macro, specialmente se la andiamo ad abbinare con degli extender oppure con degli anelli adattatori, degli spessori che ci consentono di diminuire ulteriormente la distanza di fuoco. Quindi è una lente che fa molto bene anche le macro, quindi abbiamo dagli insetti ai paesaggi agli animali, alla fotografia wildlife vera e propria. Questa cosa per me è veramente fondamentale perché consente di ridurre ulteriormente i carichi e ingombri e pesi nel nostro zaino. Per esempio con l'RF 800 F11 che avevo prima, avrei dovuto necessariamente portare anche una lente macro se volevo fare delle macro, perché l'RF 800, come sapete, ha una distanza minima di messa a fuoco veramente grande, quindi è praticamente impossibile fare delle macro. Oppure anche con altri teleobiettivi, faccio un esempio, tipo anche il Sony 200-600 o anche tutti i vari Sigma, Tamron, eccetera, non offrono la possibilità di fare delle macro del genere. Questo obiettivo ha un rapporto di riproduzione di 0,33 per. E quindi si presta veramente bene a fare questo genere, vi lascio anche qualche foto. E ripeto, con l'extender specialmente funziona benissimo. Quindi abbiamo parlato della flessibilità di utilizzo e delle dimensioni compatte che ne fanno veramente un obiettivo all around perfetto, cioè lo possiamo utilizzare praticamente per fare qualunque cosa. Dai ritratti, a paesaggi, macro, fotografia naturalistica vera e propria, tutto quello che vi viene in mente, questo obiettivo lo fa e lo fa bene. Questo è un pregio, ripeto, impagabile. Terzo pregio che ho apprezzato è la nitidezza, la qualità dell'immagine, la resa dei colori e i contrasti. In generale, la qualità di questo obiettivo è veramente fenomenale, specialmente accoppiata con una camera come la R5 da 45 megapixel, ne sfrutta veramente ogni singolo pixel, la risoluzione viene sfruttata completamente e è impossibile rimanere insoddisfatti della qualità di questo obiettivo. Specialmente liscio, dà una quantità di dettaglio veramente notevole. Possiamo dire veramente che vi consente di andare a contare quasi i pelucchi, i piccoli particolari nelle penne e nelle piume degli uccelli. È veramente, sotto questo punto di vista, veramente nulla da dire fra le lenti più nitide che io abbia mai provato. Considerando anche che la R5 specialmente monta ancora un filtro davanti al sensore anti-aliasing, quindi magari non puoi raggiungere la stessa quantità, la stessa esatta nitidezza che raggiungeresti in una camera senza questo filtro, però diciamo che tutto sommato è più una cosa dovuta al sensore che alla lente. La lente in sé è veramente fenomenale. E come dicevo, anche la resa dei colori, i colori sono brillanti, vividi e i contrasti sono veramente eccellenti a livelli delle migliori lenti disponibili sul mercato, anche dei teleobiettivi fissi. Ho potuto metterlo anche a confronto con il mio Canon 600 F4 e vi posso dire che nonostante questo sia uno zoom, specialmente liscio, la differenza, la quantità di dettaglio di micro contrasto percepibile è veramente ridotta, cioè nel senso per notarla devo veramente andare a zoomare tantissimo, fare delle comparative con la stessa proprio luce, stessa inquadratura, cioè deve essere tutto settato alla perfezione per notare la differenza tra la qualità di queste due lenti. Parliamo di una lente da 10.000 euro e una lente che ne costa meno di un terzo. Ok? Quindi questo vi dà la misura di quanto questa lente possa essere performante sotto quel punto di vista. Quarta cosa che ho veramente apprezzato è l'autofocus. L'autofocus è veramente rapidissimo e silenzioso. Il tracking funziona benissimo in accoppiata con le mirrorless Canon di ultima generazione. Non perde un colpo e anche con l'extender montato l'autofocus funziona alla perfezione.
rimane molto reattivo e rapido ai livelli, ripeto, di lenti veramente top. Quindi se cercate le prestazioni pure su questo obiettivo, è difficile rimanere insoddisfatti sotto questo punto di vista, sotto il punto di vista della qualità d'immagine e della rapidità e dell'accuratezza dell'autofocus, è veramente difficile rimanere insoddisfatti. Nulla da dire. Quinta cosa di cui vi parlo, che mi ha veramente impressionato, è la resa con i moltiplicatori di focale Canon. Io ho voluto fare quasi un azzardo, qualcuno mi ha considerato anche pazzo voler abbinare questo obiettivo spesso e volentieri con l'extender 2x RF. Molti pensavano che era praticamente impossibile ottenere delle immagini di elevata qualità con l'extender 2x montato, ma sinceramente io, anche vedendo video di altri recensori su YouTube, avevo un po' di paura, perché ho visto che mo molti lamentavano problemi di qualità d'immagine, l'immagine era troppo soft. Ho visto de degli esempi veramente di immagini oscene ottenute con questa combinazione. Quindi mi sono preso un po' il rischio sotto questo frangente. Ho voluto acquistare comunque il 2x perché avevo necessità, specialmente quando lo utilizzo questo setup in ambienti molto aperti, tipo scenari di montagna, e magari mi capita una scena incredibile molto lontano da me. Volevo comunque avere un gran tiro, qualcosa, insomma, molti millimetri, per essere sicuro di quantomeno portare a casa un documento utilizzabile di quello a cui ho assistito, insomma. Quindi ho acquistato l'extender 2x inizialmente con questa idea in mente, cioè quella di utilizzarlo magari per fini documentativi in scenari complicati. Però devo dire che invece sono rimasto veramente a bocca aperta, perché non dico che quasi non ti accorgi che ci sia il 2x montato, ma la qualità d'immagine resta veramente pazzesca. Ok, che l'obiettivo diventa un F14, quindi c'è necessità di avere molta luce, ma come sapete, un altro dei pregi di questo obiettivo poi è la stabilizzazione, di cui vi parlerò anche dopo, che ci consente di avere tempi bassissimi e quindi di compensare parzialmente a questo problema della chiusura dell'obiettivo. Quindi diciamo che comunque per me con il 2x resta una combinazione veramente sorprendente. Non mi aspettavo una qualità del genere. Vi lascio anche delle foto a titolo esplicativo, ecco, insomma, ve le faccio vedere per farvi capire quanto questa combinazione effettivamente possa offrire dei risultati di qualità se sfruttata a dovere. Quindi quello che mi chiedo è se le recensioni che ho visto, magari o magari io ho preso un obiettivo, c'è cioè un esemplare, ho avuto fortuna a trovare un esemplare particolarmente buono, oppure sono magari le altre persone che non sanno sfruttare a pieno le proprie attrezzature, perché non mi sono ritrovato assolutamente con quello che ho visto, con i pareri che ho visto nel web. Quindi suppongo che con l'extender 1.4 sia ancora meglio, quindi veramente c'è. Cioè, con l'1.4 praticamente non ti dovresti nemmeno accorgere di averlo. Bene, vi ho parlato dell'extender, ora vi parlo anche di un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo, che è il range di focali offerti da questo obiettivo. Come vi ho detto all'inizio, parliamo di un 100-500 che arriva appunto da 100 mm fino a 500, con un rapporto focale da f4.5 fino a 7.1 a 500 mm. E i passaggi, diciamo, da 4.5 a 7.1 sono molto graduali, non c'è, diciamo, non si passa da 4.5 a 7.1 tutto di colpo, ma ci sono degli step. Quindi l'obiettivo mantiene una discreta luminosità a focali minori. E quindi questa è una cosa che ho apprezzato, per esempio, rispetto ad altri obiettivi come il Sony, che invece hanno un passaggio molto più netto anche a focali minori rispetto a questo obiettivo qua. Quello che ho apprezzato appunto nell'escursione di questo range di focali è appunto, come dicevo prima, la flessibilità di utilizzo che offre, perché i 100 mm, per esempio, sono veramente utilissimi per fare fotografie di paesaggio, quando uno magari si trova in montagna, riprendere la luce di un tramonto, di un'alba, su uno scoglio, oppure insomma ambientare magari un animale come non potresti fare con altre lenti più fisse, magari, che offrono sicuramente sotto questo punto di vista, un limite in più, mentre questa lente veramente offre una flessibilità estrema a cui veramente uno, se si abitua, poi non riesce a tornare indietro. Io, come vi dicevo, ho avuto anche il 100-400, e questa lente, secondo me, è superiore sotto
ogni punto di vista, cioè non c'è, il 100-400 non è una grande lente, ma questa la batte in tutto, secondo me. E quindi se dovete fare il cambio e avete la disponibilità economica per farlo, non direi di andare su questa lente senza nessun tipo di preoccupazione, non ve ne pentirete. Come dicevo, poi il range di focale 500 mm va bene anche per la fotografia naturalistica, per gli animali io non l'ho trovato particolarmente limitante e mi trovo magari spesso a scattare con degli amici miei che hanno tutti il 150-600, il 200-600, eccetera, eccetera, e alla fine sfruttando la qualità della R5 accoppiata con questo obiettivo i risultati alla fine erano molto, molto simili, quindi diciamo che non è un obiettivo che ti fa rimpiangere i 100 mm in più. Apprezzo molto di più la possibilità di avere l'escursione da 100 mm fino a 500 che non avere i 100 mm che vanno da 500-600. Questo perché comunque io possiedo anche un altro teleobiettivo che è appunto il 600 f4 della Canon, quindi in quei casi in cui non ho necessità di avere la massima flessibilità, la massima resa e mi posso permettere di portare una lente un po' più ingombrante, non esito a portare il 600 F4 e quindi non mi pongo questo problema, ma poi ne parleremo più approfonditamente in seguito. Un altro punto di cui voglio parlare è la stabilizzazione, che appunto su questo obiettivo è veramente fenomenale. Io sono riuscito a portare a casa scatti utilizzabili con tempi fino a un sesto di secondo, cioè mi sono trovato una sera che c'era un succhiacapre sulla strada mentre tornavo a casa. Sono sceso con l'obiettivo, mi sono steso sull'asfalto e gli ho fatto un paio di foto, ma di notte, ok? Senza utilizzare torce aggiuntive se non la luce che proveniva dalla macchina. Quindi è una cosa veramente impensabile fino a qualche tempo fa, ma questi obiettivi offrono pure queste possibilità. E anche la stabilizzazione nei video è veramente di primo livello. Questa è una lente che se portate in zaino potete tranquillamente lasciare il treppiede fotografico a casa perché non vi servirà assolutamente. E questo consente di andare a ridurre ulteriormente pesi di ingombri. Praticamente con questa lente qua potete fare tutto in un peso piuma, in uno zaino veramente piccolo. E quindi quando provate questa sensazione è veramente difficile tornare indietro. Magari uno era abituato prima con un obiettivo molto più ingombrante oppure più pesante che ti necessitava magari di portare anche il treppiede oppure altri obiettivi. Quindi queste sono cose di cui dovete tenere conto. L'ultimo punto che secondo me è veramente va a favore di questo obiettivo è lo scarso focus breathing che ha, perché comunque il disegno ottico di questa lente fa sì che l'ho confrontato anche con obiettivi come il Sony 200-600 e la differenza, specialmente in soggetti vicini, tra i 500 mm di questo obiettivo e i 600 mm, per esempio, del Sony, non è così rilevante. Quindi, diciamo che anche per questo motivo preferisco più avere i 100 mm di partenza piuttosto che i 600, perché comunque alcuni disegni ottici, come quello del Sony 200-600, soffrono di più del problema del focus breathing e quindi fanno sì che, come sapete, questi zoom non siano la lunghezza focale alla fine non sia veramente quella che è riportata, nel senso che la lunghezza focale è di 500 mm, di 600 mm viene raggiunta solo all'infinito, mentre per distanze più vicine c'è una specie di contrazione che appunto prende questo nome e fa sì che alcuni disegni ottici ne siano più affetti di altri. In questo caso il Canon 100-500 ne soffre meno rispetto ad altri obiettivi e questo è un pregio. E ripeto, preferisco avere questi 100 mm in meno che mi consentono magari di fare foto più ambientate di paesaggio piuttosto che non avere questa possibilità. Bene, abbiamo parlato dei pregi di questo piccolo obiettivo di Canon, ma come sapete nulla è perfetto, quindi anche questo obiettivo ha dei difetti, non è esente da problemi, quindi vi racconto un attimo cos'è che non mi è piaciuto di questa lente qui. In generale sono piccole cose, sicuramente i pregi sono molti di più rispetto ai difetti, però sono comunque significativi e ve li racconto, quelli che ho riscontrato in questo tempo di utilizzo. Bene, la prima cosa che sicuramente non mi ha fatto impazzire, che non mi piace assolutamente, è il fatto che
con l'extender montato a un'escursione di focale limitata. Voi non potete spostarvi, potete utilizzare solo il range di focali tra 300 mm e 500. Questo perché all'interno del moltiplicatore, questa parte qui, per intenderci, va a scontrarsi con l'elemento che si muove all'interno dell'obiettivo quando noi andiamo a muovere questa ghiera per l'escursione di messa a fuoco. Quindi voi potete sostanzialmente solo muovervi fra 300 e 500, che diventano poi moltiplicati, in realtà sarebbero 600 e 1000 mm di focale. Quindi possiamo dire che sotto un certo punto di vista comunque non è un particolare problema, perché uno può dire: se io arrivo a 500 e ho necessità di più, metto l'extender e uso il range di focali da 300 a 500, che in realtà diventano da 600 a 1000, quindi è come se ci fosse una continuità, no? Però d'altra parte quello che è un problema è che se voi volete riporlo in zaino con l'extender montato lo dovete mettere così, e non è molto comodo, sinceramente. Quindi questa è una cosa che non mi è piaciuta, e che sul 100-400 non c'era questo problema. Voi potevate mettere l'extender e ritrarre completamente questa ghiera, quindi l'escursione di questo barilotto poteva essere completa, mentre in questo caso rimane bloccata e voi il minimo potete fare, ecco, è questo qua. Questo è 300 mm con l'extender montato. Quindi ecco, questo problema dell'extender è sicuramente una cosa che non mi ha fatto impazzire. Penso anche che magari in Canon avrebbero potuto fare un po' meglio, visto anche che l'hanno fatto con il 100-400, però non sono un ingegnere ottico e quindi non vado ad approfondire questo problema. Però diciamo che è un po' fastidioso, e spero che in futuro magari escano delle versioni migliorate sotto questo punto di vista, che non soffrano di questa problematica qui. Non fa differenza se voi montate questo o l'1.4, avrete sempre comunque a disposizione il range di focali da 300 a 500 mm. Bene, la seconda cosa che invece non mi è piaciuta è questa ghiera qui, perché una volta che viene montata l'obiettivo sulla macchina fotografica, faccio vedere, sostanzialmente rimane in una posizione molto arretrata, veramente, cioè, è veramente scomoda da utilizzare, e sostanzialmente io alla fine finisco per non utilizzarla mai, perché cade in un punto veramente in cui, cioè, anche il baricentro è tutto spostato più in avanti, e quindi rimane scomodo fare questo movimento qua. Per questo motivo diciamo che magari io l'avrei preferita in una posizione diversa, però come al solito non si può avere tutto, bisogna accettare dei compromessi, e diciamo che alla fine anche se non utilizzo questa ghiera qua, non è che alla fine sia un problema così insormontabile. Basta semplicemente personalizzare i tasti della macchina fotografica per avere la stessa funzione ma su un tasto diverso. Quindi ho bypassato semplicemente mettendo la compensazione dell'esposizione sulla ghiera qua. Terza cosa che non mi è piaciuta è invece il design del paraluce, perché vabbè, il paraluce una volta montato in sé per sé svolge, ha un pulsante di blocco con cui lo possiamo andare a sganciare, quindi noi lo mettiamo, sta fermo e questo consente che non si... Diciamo, il blocco consente che il paraluce non si smonti, posso magari rotolare via, come succede spesso con altri obiettivi. Quindi semplicemente lo andiamo a sganciare premendo il pulsante e togliendo il paraluce. Però ecco, una cosa che invece non mi fa proprio impazzire, perché è che non capisco perché in Canon si ostinano a fare questa finestrella in questo modo, che puntualmente ogni volta che utilizzo l'obiettivo praticamente si sposta e entra polvere attraverso la finestrella, oppure cose che vanno sulla lente frontale e vanno anche a sporcarla, quindi magari uno è costretto dopo a pulirla. Quindi questa cosa io la eviterei assolutamente, anche perché sinceramente non ho mai visto nessuno utilizzare questa finestrina qua per modificare i filtri oppure utilizzare filtri di questo tipo di lente qua. Quindi anche se è tecnicamente possibile, io preferirei molto, visto il fatto che comunque è una lente votata prevalentemente alla fotografia naturalistica, ai fotografi magari di sport o alla fotografia naturalistica, che non è che si divertono molto a giocare con i filtri. Avrei preferito l'assenza di questa finestrella qui, oppure comunque creare un modo di bloccaggio un po' più solido e robusto. Quarta cosa che poi non mi fa impazzire è il fatto che comunque
Secondo me l'obiettivo sarebbe potuto essere disegnato con un po' più luminoso. 7.1, secondo me siamo un po' al limite. È vero che con la stabilizzazione e tutto andiamo a compensare questo problema qui, però magari avrei preferito se fosse stato ad esempio un 6.3, anche se cambia un terzo di stop fra 6.3 e 7.1, oppure anche un 5.6. Mi rendo conto che magari l'ingombro sarebbe stato leggermente superiore, però anche se fosse pesato 300-400 grammi in più, secondo me sarebbe rimasto comunque un obiettivo molto più leggero di tanti altri sul mercato e avrebbe magari offerto uno sfocato un po' più piacevole, perché comunque in qualche immagine, lo sfocato non è così pastoso e burroso come uno vorrebbe, ma, è comunque quello di un obiettivo 7.1. Quindi per avere un bello stacco con il vostro soggetto dovrete avvicinarvi un po' di più rispetto a quello che fate con un obiettivo più luminoso o comunque che ingrandisce di più. Quinta cosa di cui vi parlo, ed è l'ultimo, secondo me, grande difetto di questo obiettivo, è il prezzo. È una lente che costa, soprattutto se consideriamo quanto costava il 100-400, perché io mi ricordo che comprai il 100-400 parecchi anni fa e lo pagai, mi sembra nuovo, 1800 euro all'incirca. Questa lente qui, parliamo di una lente che più o meno si aggira intorno ai 3000 euro. Poi ci sono offerte più o meno, cashback, eccetera. Io l'ho preso questa qua con il cashback, però comunque sia, è una lente che si aggira intorno ai 3000 euro. Il prezzo è andato anche crescendo nel tempo, all'inizio si trovava ad un prezzo un po' minore. Però sinceramente non riesco a giustificare il costo di questa lente, secondo me è un po' sovrapprezzata, sono sincero, dico le cose come stanno e non capisco neanche perché Canon si ostini a mettere dei prezzi così alti nei suoi prodotti fotografici, specialmente per quello che riguarda gli obiettivi. Basti pensare anche solo a quello che stanno facendo sui vari 800-1200 mm fissi, che sono 800 millimetri f5.6 e 1200 f8, sono che costano rispettivamente intorno ai 20-24 mila euro. Cioè, sono, considerando che poi sono teleobiettivi sostanzialmente serie 3, progettati per le reflex ma riadattati, quindi con degli extender saldati, barilotti saldati, piccole migliorie ai motori, insomma, adattatori saldati, cioè, sinceramente non riesco a capire sotto questo punto di vista che tipo di politiche stia facendo Canon, perché veramente i prezzi sono schizzati alle stelle. E in questo frangente devo dire che Nikon sta facendo molto meglio, perché gli obiettivi sono veramente delle ottiche con design innovativi ed interessanti, e con prezzi decisamente più contenuti. Quindi giustifico molto di più, per esempio, i 14.000 euro per il Nikon 400 2.8 con extender integrato che i 18.000 euro per i vari 800 f5.6 e compagnia bella di Canon. Sono obiettivi diversi, ma ripeto, cioè, non è stato fatto un lavoro di sviluppo particolarmente grande dietro a questo tipo di ottica. Quindi anche in questo caso, prezzo secondo me decisamente eccessivo. Secondo me il prezzo giusto per questa lente era intorno a 2300 euro all'incirca. Bene, queste erano in definitiva le cose che ho apprezzato e quelle che ho apprezzato meno di questo obiettivo. A questo punto, qualcuno di voi si potrebbe chiedere: ma come va questo obiettivo rispetto al 200-600 di Sony? Oppure come va rispetto al Sigma, al Tamron 150-600, eccetera, eccetera. Vi parlo anche brevemente di questo. Per quanto riguarda il Sony 200-600, ce l'hanno anche, sono lenti che hanno anche diversi miei amici. Abbiamo anche più volte confrontato i nostri risultati. Quello che vi posso dire è che in generale sono, rispetto al Sony 200-600, sono lenti molto diverse, con ognuna con i suoi pregi, i suoi difetti. Però la cosa curiosa è che hanno un campo di utilizzo alla fine simile, e quindi si finisce inevitabilmente per confrontarli. Ero anche io stesso molto indeciso se magari comprare questa lente oppure comprare un corpo macchina Sony, il Sony 200-600, visto che comunque costa la metà praticamente di questo obiettivo. Però appunto avrei voluto comprarci anche un corpo macchina, che però non avrei mai trovato un corpo macchina con delle prestazioni simili a quello che mi può offrire la R5 su un range di prezzo che mi facesse rientrare nel budget appunto dei 3000 euro, quindi sarebbe stato impossibile.
Però ci ho detto, anche avendone la disponibilità e potendo tornare indietro dopo questi mesi di utilizzo, io vi posso dire che risceglierei tranquillamente il Canon 100-500 ad occhi chiusi fra i due, perché semplicemente perché la flessibilità di utilizzo, la compattezza e tutto quello che abbiamo parlato, la possibilità di lasciare il cavalletto a casa, eccetera, eccetera, sono pregi secondo me enormemente superiori rispetto ai 100 mm di focale in meno. Anche perché poi ripeto, sono 100 mm, dipende, effettivi solo all'infinito, ma se ci avviciniamo magari al nostro soggetto di più, in realtà lo scarto è molto minore. Quello che è sicuramente superiore nel Sony 200-600 è un po' lo sfocato, che sicuramente dà uno stacco maggiore per via del leggero ingrandimento in più e del diaframma leggermente più aperto, che combinato creano uno stacco un po' maggiore, però ripeto. Niente che secondo me sia più importante di tutti i pregi che questo obiettivo ti dà. Soprattutto anche perché considerando che io dispongo già di un altro teleobiettivo per lungo, per quando ho necessità veramente del massimo tiro e non ho problemi di pesi e ingombri, eccetera, eccetera, posso sempre andare sul Canon 600 F4. E quindi avendo a disposizione già quell'obiettivo, per me non avrebbe avuto molto senso andare sul Sony. Se dovessi scegliere in realtà invece uno tra i due e non avessi altre lenti disponibili per fare fotografia naturalistica, dovessi sceglierne solo una votata solo alla fotografia degli animali, probabilmente sceglierei il Sony 200-600. Però se avessi già un altro teleobiettivo più lungo oppure un fisso più importante, il Canon 100-500 veramente lo sceglierei tutta la vita perché veramente ti cambia il modo di fotografare, ti fa riscoprire la voglia, la passione, la bellezza di camminare in natura senza pensieri, senza sentire la schiena che si spezza, il dolore alle ginocchia, eccetera, eccetera. Che per carità, a volte sono imprescindibili nell'ambito della fotografia naturalistica. Queste cose qui però, questa è una lente che veramente ti semplifica tanto la vita e per me, io ripeto, non tornerei più indietro. Cosa dire invece del Canon 100-500 confrontandolo magari con altri teleobiettivi e telezoom che si trovano sul mercato in fasce di prezzo simili oppure range di utilizzo simili? Allora, parlando dei vari Sigma, Tamron, 150-600, eccetera, eccetera, vi posso dire che assolutamente non c'è confronto. La qualità e le performance di autofocus, la stabilizzazione, tutto e gli ingombri di questo obiettivo veramente sono. Siamo su un livello decisamente superiore rispetto a questi obiettivi qua. Quindi, se la vostra scelta è fra questi due, andate sul Canon 100-500 senza problemi. Oppure, con lo stesso budget, vi valutate un fisso lungo molto più performante, ma usato. Alcuni obiettivi che potrebbero dare in realtà del filo da torcere a questo 100-500 sono secondo me il Nikon 200-500 per via del fatto che comunque offre 500 mm più luminosi perché è un f5.6 rispetto al 7.1, quindi parla di due terzi di stop che cominciano a essere tantini di differenza e il costo che è sicuramente molto più contenuto rispetto a questo obiettivo qua. Quindi il Nikon 200-500 per chi è Nikon potrebbe essere veramente un obiettivo che dà del filo da torcere a questo, però d'altro canto ha i suoi difetti, cioè il fatto che comunque non ha assolutamente lo stesso peso perché pesa quasi il doppio di questo obiettivo, ha un ingombro diverso e magari non lo puoi sfruttare con un corpo come la R5, soprattutto considerando anche che la R5 consente di avere anche degli ingombri ridotti, cosa che al momento non c'è un corpo in casa Nikon, adesso che parlo che è il 29 luglio 2022, che consente di avere prestazioni simili a quelle dell'R5, ma in un corpo che pesa solo 600-700 grammi. Che l'unica alternativa in Nikon è praticamente la Nikon Z9, che però offre degli ingombri molto diversi. E soprattutto il 200-500 è un obiettivo che nasce per reflex, mentre questo qua invece è progettato appositamente per camere mirrorless, per le mirrorless serie R di Canon. L'altro obiettivo invece, sempre in casa Nikon, che può essere veramente killer per questo qua, è il Nikon 500PF. Prima del fatto che è molto leggero, pesa solo 1,4 kg, quindi pochi grammi in più di questo qua. È comunque relativamente compatto ed è un obiettivo F5.6. E quindi sulla carta potresti dire che vince sicuramente il Nikon 500 5.6, però anche lì ci sono dei compromessi da fare, perché rinunciate in questo caso, andreste a rinunciare alla flessibilità di uno zoom che vi consente appunto di fotografare in tutte quelle focali da 100-500 che invece il 500 PF non vi consente. Inoltre, anche in quel caso è un obiettivo che nasce inizialmente pensato per reflex e che sinceramente ho i miei dubbi che possa funzionare altrettanto bene come il Canon 100-500 moltiplicato specialmente con il 2x. E ripeto, il Canon 100-500 con il 2x quasi sembra non sentirlo. Quindi questa è un'altra cosa da tenere insomma a mente.
E inoltre, oltre alla flessibilità dell'utilizzo, c'è il fatto che il 500PF di Nikon non ha la stessa distanza di messa a fuoco minima come il Canon 100-500, quindi non ha le stesse capacità di fare fotografie macro, perché per esempio il Nikon 500PF ha un rapporto di riproduzione di 0.18, mentre il rapporto di riproduzione del Canon 100-500 è di 0.33, quindi quasi, siamo quasi al doppio. Le capacità macro di questo obiettivo sono decisamente superiori. Questo fa sì che anche se per un utilizzo di questo tipo, magari con il 500PF vi dovreste portare un'altra lente macro se volete fare veramente bene quel tipo di foto lì, mentre invece con il Canon 100-500 avete veramente tutto ciò che vi serve solo in questa lente. E è completa sostanzialmente sotto ogni punto di vista. E la potete utilizzare con gli standard, vi consente di fare focali da 100-500, poca distanza di messa a fuoco, peso ridottissimo e inoltre anche l'ingombro è sicuramente inferiore a quello del Nikon 500PF. Quindi questi sono tutti fattori da considerare, però sicuramente sarei molto curioso di provare sul campo il Nikon 500PF a confronto con questo dell'obiettivo qua, anzi se qualcuno di voi si vuole offrire volontario per fare questa prova, questo confronto sarò più che lieto. Però ripeto, nel mio caso io sono contentissimo della scelta che ho fatto. Quindi ecco, siamo giunti alla fine del nostro video. Come avete capito, ripeto, non esistono degli obiettivi migliori di altri in senso assoluto, ci sono degli obiettivi che fanno più al caso nostro rispetto ad altri, e in base alle esigenze di ognuno, uno si sceglie quello che preferisce, in base a quello che deve fare, agli altri obiettivi che possiede nel proprio corredo, nel proprio setup. Però in definitiva vi posso dire a cuor leggero che se volete, se state valutando di comprare questo obiettivo qua, potete andare veramente tranquilli perché non ve ne pentirete assolutamente e sicuramente vi caverete delle belle soddisfazioni. Grazie veramente per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che ho da poco aperto anche una pagina Instagram dedicata all'astronomia, quindi se volete seguirmi, si chiama Federico Pelliccia-Astronomy, quindi potete seguire anche la fotografia astronomica, che tra l'altro mi piacerebbe molto portare anche su questo canale e spero di poterlo fare molto presto. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao!